Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Siamo qui di nuovo a continuare la nostra avventura dal punto in cui l'avevamo lasciata, cioè qui a Santiago de los Caballeros. Andiamo a vedere un attimino qua al porto cosa c'è. Ah, c'è una cosa interessante. Cos'è sta roba qua? Fintanto che prima di uscire dalla... Ah, delle foglie da farci medicinali. Non abbiamo tanti movimenti, quindi direi che ci conviene poi andare in su. Ah, ma mi ha consumato ad andare in questa zona? La casa è situata accanto al molo, un insegno con scritto: si vendono reti da pesca. Suppongo che non siate qui per comprare reti da pesca? In effetti sì, anche se non vogliamo catturare pesci ma uomini. Capisco, una certa esperienza in quel genere di pesca. Mi chiamo Juan Quintera. Juan Quintera. In passato facevo parte della compagnia di Noriega, ora fabbrico reti. Credo che sia possibile usare le reti sul campo di battaglia come trappole? Io stesso ci ho già provato, con ottimi risultati. Vi mostrerò come predisporre il meccanismo, così non ne rimarrete deluso. E quanto mi verrebbe a costare una simile trappola? 500 preziosi a pezzo. Mi sembra molto caro per una rete, il prezzo che chiedete ai pescatori? Queste reti saranno un po' diverse, più robuste. Di solito i pesci non hanno spade e pugnali con sé, ma sospetto che le vostre prede sì, vero? Beh, farei una prova di diplomazia. Ah no, la diplomazia ce l'ho molto bassa. Proviamo lo stesso. Proviamo. Aspettate, aspettate, va bene. Posso abbassare il prezzo fino a 400 preziosi, ma non posso chiedervi di meno. Sono comunque parecchio care. 300, 400 l'una. A meno che non sia riutilizzabile. Vado così. Ah, ci ha accompagnato la porta. Boh, allora adesso gli ultimi movimenti che abbiamo dovremmo sfruttarli al meglio per accamparci da qualche parte e continuare il prossimo giorno. Tipo qui. Ok. Allora, abbiamo una probabilità di guardia aumentata al 76%. Ok, perché abbiamo aumentato quella di Isabella Iruenes. Pattuglia un po' aumentata, però farei un pochettino di caccia più che pattuglia a sto giro, perché visto che le nostre scorte stanno diminuendo, potrebbe aver senso. Però un 48% di pattuglia potrebbe ancora starci. Ne abbiamo due in pattuglia. Ne abbiamo due in pattuglia. Proviamo a vedere un po'. E cosa mangiano come razioni? Quante abbiamo? Non abbiamo più carne, abbiamo solo carne. Cioè abbiamo 3 unità di carne della scorsa caccia. E quindi consumiamo 8 razioni. Mi sa che ci conviene appunto cacciare un po'. Speriamo che la caccia vada bene e che la guardia soprattutto vada bene. Ah, il medico però potrebbe effettivamente andare su erboristeria per fare dei medicinali. Ma a parte che queste non credo che vadano male. Quindi no, direi che per ora può andare così. Ci serve più la caccia che non altro. Prima di ritirarti per la notte, ispezioni i carri dei rifornimenti. Quando hai finito di contare gli oggetti di valore, insieme ai servitori ti accorgi che ne mancano 500 preziosi. Furioso, raduni tutti i servitori e ordini loro di dirti chi sta rubando dai carri. Nessuno confessa il crimine. Oddio. Provo a fare la prova di comando, perché il comando l'avevamo aumentato un po'. Proviamo a vedere. Stai per iniziare un discorso appassionato sul valore della realtà e sull'importanza della responsabilità individuale, ma all'improvviso ti ricordi che ti stai rivolgendo degli schiavi. Ah, già è vero, perché ci ha dato gli schiavi il tizio.
Mi ero dimenticato. Punire tutti se nessuno si fa avanti. Descrive in maniera cruda la dolorosa punizione a cui saranno tutti sottoposti se nessuno denuncerà il ladro. La paura dilaga fra i tuoi servitori, che cominciano a litigare. Poco dopo qualcuno si fa avanti. Il colpevole è Carlos Zarraga. In più di un'occasione ho visto che si muoveva, ma è uno spagnolo schiavo, vabbè. Furtivamente tra i carri, perquisita la sua tenda, troverete l'area furtiva. Troviamo della roba. Mazzetesche! Vede che ha in mano gli oggetti rubati. Posso spiegarvi tutto? Provateci. Io ho bisogno di soldi per la mia famiglia che mi aspetta a casa. Vivono nella miseria e voi ci pagate così poco. Basta con le scuse, hide puta. Siete un ladro. Che ne sarà di me, vostra grazia? Pulirete le latrine per tutto il tempo che resteremo in Spagnola. Se vi comporterete bene, potrete ancora venire con noi sul continente. Sì, direi di sì. Vi ringrazio della vostra clemenza, vostra grazia. Non vi deluderò un'altra volta. Lascia il suo tenda con gli oggetti di valore che hai recuperato e ti assicuri che tutti conoscano questa piccola modifica nella rotazione dei compiti. Dopodiché ti ritiri per la notte. Ok, vediamo cosa ci è capitato però. Allora, 8 razioni e 3 unità di carne consumate. Le difese hanno retto. La pattuglia ha trovato del legname, 8 unità di legname. I tuoi cacciatori hanno trovato 10 unità di carne. Tutti hanno perso morale. Perché hanno perso morale? 2 unità di olio. Ok, e forse per la storia dei servi, non lo so. Vorrei sapere l'altra missione dove ci chiedeva di andare. Sono qua le missioni? No, allora sì. Traccia mappa di dintorni. Ok. A nord-ovest. A nord-ovest, quindi nord-ovest, di là. Mi sa che dobbiamo andare di qua. Scendere di nuovo in giù. E torniamo in giù allora. Sette. Là la foresta è fitta, quindi direi che ci conviene accamparci in questa zona qua. Ok. Allora. Razioni io darei carne a tutti, scusate. Allora. Carne. Carne. Visto che abbiamo la carne. Che se no va male. Piuttosto che metterci a conservarla. Così consumiamo una sola razione. Oh, devo mandare un sacco di gente a caccia. Mi sa che lo farò così. Com'era prima. Tra l'altro, magari ho fatto un po' di esperienza. Posso. Lui è bravo di. È un dotto, è più bravo a.
a fare erboristeria, però non abbiamo bisogno di erboristeria in questo momento, cioè abbiamo delle medicine a sufficienza per ora. Proviamo così a vedere. Isabella intenta tagliare la legna per il fuoco d'accampamento con le passi accanto, fa una pausa e racchiude le mani sulla cima dell'ascia. Buenas tardes, capitano. Buenas tardes, Isabella, come vi trovate nella compagnia? Mi sento già una di loro. Siamo all'altezza delle vostre aspettative? Veramente non so se mi aspettavo molto in generale. Mi sono arruolata nella compagnia di Noriega per fare la mia parte, imparare a badare a me stessa e non so. Seguite le orme di vostro padre? Mio padre non era un militare, io voglio combattere contro i ribelli. Forse non se ne rendono conto, ma stanno distruggendo Hispaniola. Pensavo che avrei potuto combattere i ribelli con Noriega, ma è terrorizzato dall'idea di dover di nuovo mandare i propri uomini fuori del Santo Domingo. Voi invece volete la pace? Questa è la mia più grande ambizione. I Taino mi considerano una spagnola, gli spagnoli una Taino. Se ci vedessimo come amici, anziché guardarci gli uni gli altri con diffidenza, sarebbe un bene per tutti. Quindi come ti comporteresti con i ribelli? Li ucciderei. Ma sì, effettivamente la sua schiettezza ti lascia un po' spiazzato. Non ne sono certo contenta, ma deve essere fatto. I ribelli seminano il dissenso tra i Taino, che sono per natura un popolo pacifico. Sfruttano gli schiavi neri che abbiamo portato qui, uccidono gente innocente e bruciano sia le capanne dei Taino sia le case degli spagnoli. Affermano di combattere per la libertà, ma hanno a cuore solo i propri meschini interessi. Come potete esserne così sicura? È la loro stessa crudeltà a tradirli. Chi era vostra madre? Era una donna fiera e generosa, ma non godeva di una condizione privilegiata all'interno della sua tribù. Viveva nel villaggio nella giungla che si trova nella parte orientale dell'isola. La sua tribù l'ha scacciata a causa del suo amore per mio padre, e lei è venuta a vivere con lui a Santo Domingo. Morì di sifilide quando avevo 9 anni. Mi dispiace. È successo tanto tempo fa. La ferita si è rimarginata. Sembrate essere in buoni rapporti con Umberto. Umberto è un brav'uomo. Considera le persone non in base alla stirpe cui appartengono, ma ai sentimenti che racchiudono nel loro cuore. Penso sia l'unica persona di Santo Domingo di cui si possa dire questo. Grazie per la conversazione. Tornate al lavoro ora. La tua patrulla si è impossessata di alcune ricchezze tra i resti di una capanna abbandonata, 132 unità di tesori e 16 unità di carne. Isabella Irwenes ha ottenuto morale per aver ricevuto viveri extra. Viveri extra? No, non ho dato un viveri. Boh. Sarà per la chiacchierata. E allora, noi dobbiamo andare, abbiamo detto, a nord-est in là, credo. Nord-ovest, scusate, in là, quindi. E non lo prendiamo quel tizio là. Allora, dobbiamo andare qua sulla strada, vediamo un attimo se. No, forse lo prendiamo. Sì, 13 unità di carne, ottimo. Mi sa che stanotte non andremo a cacciare, ma conserveremo un po' della carne ottenuta. Allora, 10 movimenti, non abbiamo tanto movimento. Andrei ad accamparmi là. Sì. Là sotto non ci arrivo per la notte. Allora, tutti carne, anche Juan Ortega, una razione di carne. Il problema è che abbiamo. Allora, questi due qua possono conservare carne? Sì. E li metto a conservare carne perché così altrimenti va a marcire. 11 su 29, abbiamo tantissima carne. Anche quelli che vanno a cacciare, allora mi sa che conviene conserva, conserva.
No, mandiamo, scusa, questi qua che sono scarsi, ma facciamo conservare a loro. E mandiamo a cacciare. Ah, ma sono comunque 16 di 18. Ah no, allora sì, due facciamo erboristeria a sto punto. Ok, così conserviamo tutta la carne. E facciamo un po' di erboristeria e dovrebbe reggere l'accampamento. Però no, sì, no, facciamo così, accampamento. Qui voglio vedere se per caso abbiamo della... Ah, 11 unità di carne. Le difese reggono, ottimo, abbiamo 105 razioni. No, vorrei vedere più che altro se abbiamo da assegnare degli altri punti di esperienza. No, 60. Ok. Però abbiamo dell'equipaggiamento non assegnato, che possiamo effettivamente assegnare. Assegnerei dell'equipaggiamento ai soldati, direi. Primariamente, che sono gli ultimi 5. Sì. Allora... Tre a testa, vediamo un po' come va la storia. Ok, dovrebbe migliorare un po', boh, vedremo un po' il discorso. Poi, ecco, visto che ne restano ancora 5, metterei al cacciatore un 2, 3 e un 2 a questo. Nell'arma da distanza, visto che sono più bravi nella distanza, ci sta. Allora, così sfruttiamo anche l'equipaggiamento. Torniamo in giù, quindi. Posso tagliare nella foresta qua? Mi sa di sì. Allora, andrei di qua. Così male che vada, ci accampiamo proprio qua dentro. No, dove stiamo andando? Sì, no, è giusto. Ah, ma non ci arriviamo. Abbiamo un solo movimento. Allora facciamo che andare qua e accamparci nuovamente. No, possiamo... Abbiamo guadagnato dell'esperienza. Sono curioso per quando guadagniamo l'esperienza. No, non abbiamo guadagnato un Kaiser. Allora, non abbiamo più da conservare carne. Quindi direi lui fa... No, niente erboristeria. Manderei tutti a cacciare. Visto che non abbiamo più carne fresca. Tranne i due soldati, no, questi erano in pattuglia, pattuglia e pattuglia. No, anche se forse è meglio caccia e caccia, eh. Ha più senso avere un pochettino di carne in più. E guardia, 83% dovrebbe essere a posto. Ah, 83% perché forse ho dato dell'equipaggiamento, quindi per quello è ancora migliore. Ah, la pattuglia è alta come difficoltà, anche per la caccia, cribbio. Però è facile fare la guardia. Ok, quindi caccia abbiamo solo 64% nonostante li abbiamo messi tutti, forse per quello, perché è più difficoltoso. E niente, tutti mangiano razioni perché non abbiamo carne, quindi 11 razioni che vanno via. Speriamo di trovare un po' di carne, altrimenti scendiamo di nuovo delle razioni che abbiamo consumato ieri. E ci accampiamo. Allora, difese resistono e abbiamo ottenuto 7 unità di carne. Ok, potevo sperare meglio, ma effettivamente essendo in montagna non è così facile trovare della selvaggina, credo. Ma non possiamo passare di qua dove ci sono questi alberi? Non dirmi che devo fare tutto il giro adesso. Mi sa di sì. Mi sa che sono rimasto fregato, c'ho le montagne da girare e non posso passare. Cribo, abbiamo sprecato una giornata. Eh sì. Non abbiamo più movimenti disponibili. Ma porca miseria. E niente, facciamo come ieri sera allora.
Però tutti mangiano carne, visto che adesso ce l'abbiamo la carne. Allora, darei uno di carne, uno di carne, uno di carne, uno di carne e uno di carne. Ah, ancora ne abbiamo due. Ok. E i soldati vanno di razioni. E invece per gli incarichi, caccia 64, guardia 83. A questo punto quasi quasi mando un altro cacciare. No, meglio stare tranquilli. Ha 4 razioni e 7 unità di carne. Abbiamo consumato. E però abbiamo ottenuto 12 unità di carne. Ottimo. Così almeno non consumiamo carne questa notte. Mi sa che arriviamo proprio alla città. Cos'è quello a fare? Traccia mappa dei dintorni. Ah, ok, è un'altra. È un checkpoint, tipo, ecco, non un checkpoint, ma. Andiamo qua. Qua arriviamo. Cosa ci prevede il futuro? Niente, non lo sappiamo, non lo potremo mai sapere. Cosa c'è qua? Ah no, sono delle pietre, alla fine, niente di strano. No, do solo un'occhiata a quanto stiamo registrando. Non sta succedendo granché, però. Speravo di trovare qualcosa di più avvincente, ma niente di che. Allora, area montagna, quindi lo stesso discorso di ieri. E facciamo uguale, così. Ma la caccia è aumentata leggermente, chissà come mai. Forse perché qualcuno ha migliorato la sua abilità di caccia. Ma mi fa strano. No, però razioni dove adesso tutti mangiano carne per forza. Perché altrimenti ci va male. Una di carne, una di carne. E. Una razione. Però tu converti la carne, ecco. Che ne conserva due. Ok, così consumo un'unità e ne produco due, quindi alla fine ne produco una. E speriamo di trovare un po' di carne stanotte, perché altrimenti continuiamo a consumare delle razioni. Allora, 7 unità di carne, che speravo di più. Non è tantissimo, e alla fine le razioni sono un po' complicate da tenere molto alte. Allora, soprattutto in montagna. Aveva detto nella zona nord occidentale, qua ci sono delle erbe, ma mi sa che non le vado a prendere adesso che non ne ho bisogno. C'è un maiale là, ma nei dintorni non vedo niente di particolarmente avvincente. Andrei ad accamparmi qua. Riesco a prenderlo il. Sì! Ottimo! Ottimo, ragazzi! Spettacolo! Spettacolo! Accampiamoci di nuovo. È più il tempo di accampamento che non altro alla fine. Razione. No, ne abbiamo abbastanza. Quindi diamo carne a tutti, scusa, perché c'è gente che va di razioni qua. No, vai con la carne. Vai con la carne, tutti di carne. Ok. Siamo in giungla, che è tutto medio quindi. Ok, ah, la guardia però è diminuita. Allora, facciamo che diminuiamo un po' il discorso della caccia, mettiamo più a guardia perché meglio stare tranquilli che non rubino niente piuttosto che. E farei allora i dottori che non sono bravi a cacciare, li mando a conservare. Abbiamo bisogno di tutti a conservare praticamente. Ma lui non sa conservare, lui non sa conservare, oddio. Però lui sa fare la guardia. Questo non sa fare un Kaiser, sa solo cacciare. No, questo sa anche fare la guardia.
Quindi manderei questo a cacciare. Conserva è a posto. No, allora facciamo. No, vai a cacciare. Che già abbiamo una bassissima probabilità di farcela. Vediamo un po'. Perché è vero che mettono da parte 9 razioni, ma la notte dopo non mangiamo un Kaiser, cioè non abbiamo carne fresca. Vediamo. Sì, 7 unità di carne abbiamo trovato comunque, ottimo. Non speravo così bene. Siamo saliti di un po' 70. Non così quanto mi sarei aspettato. Allora, proviamo ad andare un po' in qua, vedere se... Cosa c'è là sopra? Ah, c'è una cassa qua. E mi sa che concludiamo il movimento qua. E non so cosa. Ma c'è anche una cassa qua sotto, sì. Ma con 7 non ci arrivo. E invece sì, ci arrivo. Ci arrivo appena prima della cassa. Quindi facciamo che non sprecare i movimenti e ci fermiamo qua. Cosa abbiamo ottenuto dalla cassa del... Boh. Medicina, forse. Allora, razioni, cosa abbiamo? Solo 7 unità di carne, quindi gli altri vanno a razione. Ok, ci sta, 7, 4, 11. Poi abbiamo niente da conservare, quindi tu vai a cacciare, tu vai a cacciare e tu vai a cacciare. Tu anche vai a cacciare e tu stai di guardia e tu vai a cacciare. Farei così, mi sembra che sia una buona cosa. Ok, ah, 11 unità di carne, ottimo, così la prossima notte non consumiamo razioni. E le difese hanno resistito, ottimo. Allora, io andrei qua sulla cassa. E cos'è che mi ha dato la cassa, scusate? 3 unità di metallo, ok. Mi sa mo che devo continuare in questa direzione, ma qua ci sono tutti dei luoghi di interesse che non so cosa. Cosa siano, a cosa si riferiscono? Ma noi seguiamo la strada, vediamo dove ci porta. Là c'è un'altra cassa e ci stiamo avvicinando a qualcosa che non so. 5 unità di legname. Proseguiamo qua fuori, al di fuori della strada. Andiamo un po' più lenti, ma così abbiamo la possibilità di accamparci. No, non abbiamo più movimenti. Ops. Quindi ci accampiamo. Razione, no, mangiate carne. Visto che ce ne abbiamo tutti, carne, tu. Assegna tutti a carne, ok. E facciamo che. Manteniamo così caccia e guardie. Cribbio, solo 6 unità di carne. E hanno rubato 8 unità di legname. No. Questo è pessimo. Ah, qua c'è una delle cose da mappare, forse. Ah. Traccia la mappa di montagne. Ok, abbiamo preso delle medicine, cioè delle foglie. Continuiamo di qua, ma ce la facciamo poi ad accamparci. Antonio Velasquez scorre da te chiedendoti un attimo di attenzione. Oh, ok. Capitan Mazzetes, potresti arrestare la spedizione per un attimo? Vorrei esaminare alcuni funghi interessanti che io e i miei assistenti abbiamo scoperto su alcuni degli alberi lungo il percorso. Ok, ci fermiamo a riposare qui. Dalle nostre analisi sembra che le proprietà anestetiche di questi funghi, una volta ingeriti, siano perfette per il trattamento di ferite o malattie.
Riteniamo che sarebbe saggio chiedere ai servitori di raccogliere tutti gli altri funghi che troveremo. Cosa ne pensate? Provvedete. Ok, abbiamo perso dei punti movimento alla fine per questa azione. C'è un carretto, no? Però sono abbastanza contento di averlo fatto, ecco. No, ci siamo fermati proprio a un passo dal cinghiale, vabbè. Allora, razioni, io metterei carne a tutti, ma non abbiamo carne abbastanza per tutti. E niente, lasciamo come ieri, sperando che non ci rubino niente. Ah, però la caccia è più difficile qua in montagna. Porca miseria. E allora, mandiamo anche questo a cacciare? Cioè, se faccio qua 64, aumenta solo di 2. I soldati non sono così bravi a cacciare. Però proviamoci. 18 unità di carne! Sì! Ottimo! E adesso crepaci anche tu! Ottimo! Spettacolo! Abbiamo 80 di esperienza. Ah, forse questo è l'accampamento, no? Che cos'è sta roba? Ma direi che lo scopriremo nel prossimo episodio, perché per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo. Vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento qui sotto. E iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Buona giornata a tutti!